Stefano Alisi. Intense suggestioni che si palesano mediante le oniriche visioni e cromatismi decisi che caratterizzano la densità del pensiero artistico di Alisi. Nell'opera Colmare le distanze, l'artista si concentra sugli opposti. Osserviamo in alto uno spicchio di mela e di pera sulle cui sommità si ergono due città. La composizione è insata su due scorci di terra. Simboli geometrici danno voce al senso di lettura dell'opera, incarnando il concetto di distanza, una distanza culturale, ideologica, una distanza dettata dal difficile periodo vissuto una distanza che si modula mediante il pensiero del fruitore, un richiamo di matrice surrealista che dà vita alla costruzione volumetrica, dove la barchetta centrale è l'unico elemento di raccordo dei due mondi apparentemente distanti. Intensa è la poetica dell'artista Lisi, dove la materia diventa astrazione, un insieme di raffigurazioni geometriche ed allegoriche che richiamano le geometrie di Paul Klee e le suggestive ricerche scientifiche di Vasili Kandinsky, dove il dipinto diviene uno scrigno di emozioni che vanno sentite con il cuore. La fusione emozionale di colori, poesia e musica che danno vita all'opera d'arte finita. Alisi consente al pensiero dell'osservatore la libertà di movimento fra le trame dell'opera in maniera quasi incontaminata, dove le figure che danno vita alla composizione aderiscono alla sensibilità individuale. Frammenti di vita, colti nell'attesa dell'attimo fuggente, geometriche suggestioni frutto dell'agitarsi dell'inconscio. Danno corpo e materia alla narrazione dell'opera Controvento. L'artista imprime sulla tela le sue suggestioni di ispirazione surrealista, assemblandole con la composizione di stampo geometrico astratto di Matrice kandischiana. Nell'opera si percepiscono gli echi delle teorie dell'artista russo, il quale affermava l'arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla e indica il contenuto del futuro. Su uno sfondo evanescente si ergono immagini frutto di quell'automatismo psichico che si libera durante il sogno; L'artista lì sintetizza le avanguardie artistiche del Novecento in un linguaggio personale ed innovativo, collocando nello spazio temporale la geometrizzazione della forma e della figura, dando vita ad un trattato pittorico che sintetizza le arti e le scienze astrali. Nell'opera Domani, giornata di raccolto, osserviamo ancora una volta la geometrizzazione del paesaggio che costituisce lo sfondo della scena. Il prato e le nuvole assumono forme geometriche, le cui articolazioni volumetriche sono di matrice scultorea. Nell'opera converge la sintetizzazione di quelle geometrie frutto dell'elaborata ricerca che parte dall'osservazione della natura e la sua transfigurazione interiorizzata su tela attraverso un procedimento quasi alchemico che mira all'essenza teorie che si fondono ad una raffigurazione di impronta surrealista che Alice sintetizza mediante il suo sentire artistico Alessandro Andreuccetti. Intense suggestioni poetiche si modulano mediante le astratte emozioni cromatiche che trovano il loro compimento nell'essenza della natura. Alessandro Andreuccetti dà vita a un labirinto viola con l'opera Purple Maze. Osserviamo le foglie che dominano la scena e che si tingono di sfumature cromatiche che variano a seconda del pensiero che le domina si riescono a carpire le sfumature celesti del cielo il fondo che pian piano si addensa in un cromatismo che da rosa a verde in un porpora sempre più intenso sono le sfumature dell'anima dell'artista che trova il completamento di se stesso mediante la natura L'osservatore si perde fra le fronde che esplodono e si diramano in tutta la porzione della tela, un labirinto emozionale cui fulcro è la passione per l'essenza della vita incarnata dalla natura. Nell'opera nel giardino, l'osservatore viene immerso in un tripudio di suggestioni cromatiche, campiture dense, avvolgono e coinvolgono il fruitore in un'esperienza multisensoriale che ingloba la mente e i sensi, un giardino di sinestesie astratte, frutto della passione dell'artista per la natura. Il colore abbilanciato bilanciato, le velature si sovrappongono senza mescolarsi, straordinaria, è la capacità tecnica dell'artista che con il gesto pittorico rende viva la materia cromatica. L'astratto della materia si fonde con la suggestione della figura dettata dalle linee cromatiche di colore nero che accennano il dettaglio figurativo. Oniriche visioni si articolano mediante le cromie evanescenti che vivono nell'opera Violet. La forma dei fiori si articola mediante l'armocromia dei colori. L'artista infatti bilancia il colore sulla tela, dando vita ad un connubio di definizione della forma e all'informale della materia cromatica. Nella sua valenza simbolica la viola richiama la nobiltà, il rispetto, il successo, grazia e femminilità che suggellano il loro magico incontro tra le intense sfumature cromatiche vibranti sulla tela. Un viaggio alla scoperta di sé è ciò che l'artista Andrea Uccetti invita ad intraprendere a coloro che si immergono nelle sue opere. Mari Ma Stella Angeli dicono che gli artisti siano messaggeri celesti che ricevono da entità superiori energie spirituali, cioè sono coloro che possono far giungere ai più messaggi di conforto, di aiuto, di speranza. Sguardi dell'anima di un artista trapelano attraverso i suoi dipinti. Ci addentriamo, supportati dalle parole dell'artista, nell'opera Messaggi dal Cielo. Intensa è la propensione di Maristella all'infinito del cosmo. Osserviamo le fitte radici stagliarsi nel cielo infinito della vita. Intenso è l'impatto spirituale che anima l'opera e che vive per mezzo del colore che veicola le suggestioni dell'artista. I cromatismi sono intensi. Il blu di fondo, oltre a richiamare il cielo, incarna anche la calma e l'equilibrio dell'anima umana, il giallo, la luce solare e quella dell'intelletto, dando vita allo spettro luminoso che muove le fila dell'animo dell'artista e che apre lo squarcio sul suo mondo interiore. Un portale sul gesto pittorico frutto di un'attenta ricerca sul proprio io che si erge. Mediante la passione e la sensibilità. Quali frutto di un dono celeste! LA CASA DEI SOGNI Proprio lì vengono tenuti con grande cura i sogni di ognuno, chi sognava di diventare attrice, chi di diventare regista, chi scenografa, chi astronauta, o magari di distruggere il male, per far trionfare il bene, di salvaguardare il nostro pianeta, la flora e la fauna, sperare che il sogno più importante si possa avverare, che non ci possa essere più violenza né delinquenza né guerra, tanti sogni a cui abbiamo dovuto rinunciare per motivi diversi ed è bello pensare che non siano andati perduti, ma che siano stati ascoltati e nascosti così da preservarli nel tempo. Supportati ancora una volta dalle parole dell'artista, ci addentriamo in un mondo nirico, dove il colore diviene materia liquida su tela, penetrando nell'io di chi osserva. Maristella ci conduce nei meandri dell'inconscio, lì dove risiedono i sogni. L'artista, mediante una pittura capace di fondere l'astrazione dell'inconscio con la realtà tangibile, plasma delle sfumature cromatiche che variano sulle tonalità del blu, colore dell'armonia e dell'equilibrio. Maristella anela a quel mondo fatto di bellezza dove l'arte fortifica e unisce, un mondo plasmato di sogni che si librano sulla tela e ne plasmano l'anima. L'opera evoca gli abissi del mare e l'artista è estremamente legata alla raffigurazione della natura che ella uniforma al colore secondo il proprio sentire. Come il tempo è successione di luce. E di tenebre così lo spazio è un continuo ciclo di passaggio tra il mondo mortale e il mondo eterno i cicli dei giorni dei mesi degli anni sono soltanto l'aspetto temporale di quel continuo flusso ontologico che trasfigura i due stati della realtà il buio e la luce la potenza e il latto, la vita e la morte, il naturale e il sovrannaturale, il fisico e il metafisico, l'uno nell'altro, in un eterno alternarsi da cui deriva l'essenza stessa del mondo in cui viviamo. Racconta l'artista come l'opera si è animata dallo slancio di andare oltre i confini temporali, passato e presente si incontrano così come coloro che sono vissuti nel passato. E si incontrano con i viventi. La matrice profonda che anima le opere dell'artista, Angeli, è quella onirica che però si spinge al di là del confine metafisico incontrando il reale. Una riflessione profonda sull'anima che riecheggia nelle sfumature cromatiche, dove il tratto pittorico si condensa in una fluidità materica che si suggella nel pensiero intrinseco dell'artista. La realtà tangibile si incontra con la surrealtà. Patrizio Arabito. Il colore vive e diventa materia. La figura si fonde ad uno sfondo evanescente, supportato dalla potenza del gesto pittorico. Nell'opera Donna con Veste Blu emerge la carica emotiva della materia che l'artista Arabito utilizza per narrare se stesso. La raffigurazione femminile nella sua valenza simbolica incarna l'origine della vita. L'artista la rende centrale, conferendo tridimensionalità alla figura mediante lo sfondo e le velature di colore supportate dall'incisività della spatola. Patrizio ci mostra il suo modo di guardare e di carpire la bellezza femminile. Notevole la resa del volto appena accennato, ma dalla quale riusciamo a scorgere gli occhi della donna. L'artista conferisce all'osservatore la possibilità di interpretare lo sguardo come fosse una proiezione di se stesso, al fine di renderlo partecipe della costruzione ideale dell'opera. Nell'opera testa di donna dinamica, campiture di colore intense animano la tela, fondendosi allo studio del volto femminile, che l'artista delinea mediante pochi tratti di colore scuro. Interessante è lo studio del dinamismo, che emerge mediante le velature di colore che conferiscono all'opera un modo circolatorio, sostenuto dal capo leggermente curvato osservando le campiture astratte, esse incarnano, mediante la loro valenza simbolica, i sentimenti umani. L'artista imprime sulla tela i colori dell'anima, riprendendo la teoria del colore dell'artista russo Vassili Kandinsky, che nelle sue teorie sull'uso dei colori stabilì un nesso strettissimo tra l'opera d'arte e la dimensione spirituale. E così l'artista ha Vede nell'intensità del cromatismo quel mezzo per influenzare direttamente un'anima. Nella memoria del tempo vivono gli sguardi, le anime, i solchi del passaggio di un'anima nel mondo. Intensa è la poetica pittorica che si cela nell'opera I segni del tempo. E suggella l'incontro fra passato e contemporaneità. Partendo dalla composizione figurativa, la donna incarna i ritratti di impronta rinascimentale, la postura e il volto ruotato verso l'osservatore, fortemente dipendente dalla tradizione classica, che adotta un unico schema di presentazione, il profilo e una finalità celebrativa e commemorativa. L'imposizione classica viene interrotta da una matrice cromatica che richiama l'espressionismo astratto dove il colore determina quei segni del tempo di cui l'artista parla nel titolo dell'opera. Il titolo, infatti, è indice di una duplice interpretazione: il tempo, inteso come passaggio temporale dall'età giovanile a quella più adulta, e di cui l'essere umano ne porta i segni sul volto. Ma anche il cambiamento nell'arte, determinato dalle avanguardie, che l'artista incarna nei due linguaggi sintetizzati sulla tela, di cui l'uno è il completamento dell'altro. Eleonora Maria Barbaro, Negrard. Intense sono le emozioni che l'artista Eleonora cattura sulla tela. Nelle sue opere la vita si fa arte e la figura umana si fonde alla natura, generando intime suggestioni. Nell'opera Fragranza d'Ebano l'artista pone al centro della tela il volto umano, generato dall'esplosione floreale che lo circonda. Prorompente il richiamo alla madre terra, come si evince... Anche dal titolo, dove l'ebano è un legno duro, compatto e scuro che si ricava da diverse specie di alberi. Un'esplosione multisensoriale dove la natura e la donna si fondono quali generatrici di vita. La celebrazione dell'essenza umana si manifesta nella potenza materica di cui è intrisa la tela. Il fermo immagine di un attimo, un momento eterno impresso sulla tela. Un soffio incarnato dalle intense sfumature cromatiche che aderiscono al pensiero etereo di chi le osserva. Riverbera nell'opera Love Breath. L'interesse dell'artista Negrate per la madre terra, dove la luna è il fulcro dell'opera, la chiave d'accesso al cuore pulsante della tela. Nella sua valenza simbolica essa richiama la donna, in quanto simbolo dei processi ciclici. La pittura evanescente dell'artista incarna il respiro, la tela diventa una pellicola cinematografica dove ogni diapositiva si concatena all'altra quasi a voler sottolineare la ciclicità della vita umana, un richiamo ad un mondo spirituale che prende vita mediante il pensiero fluido dell'artista, che si risolve mediante le vibrazioni cromatiche. Nell'opera B. Black Think white, live red. L'artista Negrart è animata dalla voglia di unire la cultura di tutto il mondo, eliminando le disuguaglianze, i pregiudizi, le discriminazioni di cui ancora oggi la società è vittima. Intenso è il rispetto per la madre terra e la vita umana che si cela nel linguaggio pittorico dell'artista. Barbaro, dal punto di vista tecnico Negrart pone l'accento sulle geometrie dove le linee conferiscono il dinamismo della materia. Interessante la donna senza volto, l'artista ha voluto lasciare l'osservatore libero di interpretare l'opera senza vincoli, come se quel volto fosse assoggettabile secondo la volontà del singolo. L'opera si pone come una ricerca introspettiva del proprio io, la voglia di combattere le discriminazioni sociali. Un'arte che unisce è quella che Negrard propone alla vista dell'osservatore. Claudio Bellocchio. L'artista Claudio, nell'opera Danza del Vulcano, vuole omaggiare la tecnica del dripping di Jackson Pollock. Claudio, mosso dal desiderio di possedere un'opera del grande maestro dell'espressionismo astratto, decide di omaggiarlo con quest'opera. Fulcro della tela è la rappresentazione della figura in chiave astratta. Claudio conferisce l'idea di movimento all'opera mediante l'utilizzo di lacci, materiali di recupero che danno vita a gran parte della sua produzione. Un dinamismo intenso sostenuto dal cromatismo vivo che conferisce l'idea della lava vulcanica. Interessante è lo studio della tecnica del dripping che si fonde con la personalità di Claudio. Che induce l'osservatore ad immergersi nella tela. Esso infatti diventa parte del movimento ondulatorio dei ballerini. La sua sensibilità si intrinseca con il cromatismo pungente dettato dalle scolature del colore che si dissolve come fosse materia liquida su tela nella memoria di chi osserva. Nell'opera. Paesaggio oltre la finestra. L'artista parte da un'idea frutto delle sue più vive suggestioni. Il fondo del supporto di colore verde incarna la natura oltre la finestra. Il paesaggio interiore che vive mediante il pensiero dell'artista. La carta forata incollata sul supporto richiama la finestra come se gli ovali fossero gli occhi sul mondo. Claudio mediante l'attenzione per la natura elabora un linguaggio artistico estremamente personale, dove emerge la sintesi tra l'immagine ed il concetto, come proiezione delle intense suggestioni astrali dell'artista. saper guardare oltre le apparenze puntando dritto all'essenza. È questo il monito che si cela nell'opera oltre lo sguardo. L'artista parte dall'utilizzo dei materiali di recupero partendo da un cartellone pubblicitario. Nella fase embrionale dell'opera ha dipinto il corpo della donna di nero, lasciando solo gli occhi fissi che ci guardano. Il fondo azzurro è stato colorato con uno spray il colore è stato conferito dall'alto, facendo emergere le foglie sullo sfondo. L'artista ha voluto rendere l'effetto della luce lunare, richiamando la bellezza e la natura, alludendo al fulcro del suo pensiero artistico, alla quale Claudio ridà vita mediante il riciclo dei materiali. Infine l'artista ha applicato la carta da stampo scartata dalle industrie metalmeccaniche. Il cuore dell'opera sono gli occhi, chiave d'accesso dell'animo umano, gli occhi come sinonimo del guardare andando oltre.